Ben trovati gentili telespettatori, oggi domenica 13 marzo al centro commerciale Città Fiera si è tenuta la 13esima edizione del mercatino internazionale della bontà. Anche quest'anno centinaia di bambini dall'Italia, dalla Croazia e dalla Slovenia hanno partecipato all'evento. Questa manifestazione vede il centro commerciale Città Fiera trasformarsi per una domenica in una grande piazza animata, dai giovani studenti intenuti a vedere piccoli oggetti realizzati a mano o giocattoli non più usati. I giovani protagonisti si suddividono poi il profitto raccolto con le vendite, tenendo per sé il 70% dei proventi e devolendo il 30% della Fondazione Operazione Smile Italia Onlus, così come la cifra simbolica di 10 euro necessari per affittare lo spazio espositivo e di vendita. Il mercatino internazionale della bontà desidera riconfermarsi un appuntamento di festa in grado di far incontrare ragazzi di diverse nazionalità, ai quali viene trasmessa l'importanza del valore del rapporto tra etica ed economia per unire aspetti ludici e educativi. Anche quest'anno si è ripetuto il successo della passata edizione, che ha visto protagonisti 900 studenti e insegnanti provenienti da numerose scuole, durante la quale si sono raccolti 2.767 euro a favore della Fondazione Operazione Smile Onlus. Abbiamo avvicinato l'organizzazione Melina Cannelli. Che cosa ne pensa dell'edizione? Questa 13esima edizione del mercatino internazionale della bontà penso che sia venuta veramente molto bene. Abbiamo un'affluenza di bambini superiore rispetto agli altri anni e inoltre ci stiamo divertendo tantissimo con Caffè TV 24. Da dove vi è venuta l'ispirazione? L'ispirazione è del nostro promotore Antonio Maria Bardelli, la persona che appunto ha promosso ormai negli anni 2000 questa iniziativa. Ok, grazie. Prego, grazie a voi. La manifestazione benefica volta ad aiutare la Fondazione Operation Smile. Vediamo il servizio per capire di cosa si tratta. La fondazione nasce nell'Italia 2000 in Italia ed è costruita da oltre 100 volontari, medici, infermieri e operatori sanitari che partecipa a missioni umanitarie in oltre 60 paesi nel mondo. Per correggere ogni intervento di chirurgia plastica ricostituita da gravi malformazioni facciali con il labbro leporino e la platoschisi e dei siti di istruzione e traumi, operando gratuitamente bambini e giovani adulti. Dal 1982, anno di costruzione di Operation Smile International degli Stati Uniti, sono oltre 5.400 volontari provenienti da 80 diversi paesi del mondo che hanno operato gratuitamente nel mondo più di 2.040 milioni bambini. Alle ore 11.30 si è tenuta l'inaugurazione della 13esima edizione del mercatino della bontà. Vediamo il servizio. Beh sì, devo dire che ogni volta che arrivo qui, insomma, alla mattina e vedo 700, 600 bambini che si impegnano con grande entusiasmo, mi si apre il cuore. Poi soprattutto pensare che lo fanno per aiutare dei loro, diciamo, colleghi meno fortunati. Beh, io penso, come dicevo prima, che l'etica e l'economia siano due entità che hanno un bisogno assoluto l'una dell'altra, purtroppo non sempre coincidono perfettamente. Lo sforzo di un buon imprenditore è di sforzarsi proprio, di cercare di farle coincidere il più possibile, e non è sempre facile. Il valore aggiunto per Città Fiera, credo l'idea, la sensazione di essere utili al territorio, di dare dei messaggi e dei servizi non solo materialistici, ma anche qualche stimolo, insomma, di crescita valoriale. Come ogni
anno si sono tenute le esibizioni delle scuole e degli ambasciatori junior. Vediamo il servizio. Questa mattina hanno avuto luogo le esibizioni della scuola dell'infanzia di Coia, di Santo Svaldo Udine e della scuola croata Edmondo De Amicis di Buia. Inoltre anche quest'anno il mercatino internazionale della bontà è arricchito dalle esibizioni degli ambasciatori junior, curate dai ragazzi delle scuole. In sintesi tutti i partecipanti saranno chiamati a indossare i panni di ambasciatori della propria terra natia, svelandone l'identità e l'ospitalità attraverso balli, canti popolari, proverbi e rappresentazioni teatrali. Anche per questa 13ª edizione i bambini e i ragazzi delle scuole potranno partecipare a numerosi laboratori gratuiti curati da Grove Factory, scuola di musica del centro commerciale e della Fornacina, studio di ceramica e laboratorio di caffè TV24 con la realizzazione del telegiornale. Andiamo ora a sentire i protagonisti ed il pubblico di questo evento. Cosa ne pensa di questa edizione del mercatino? Penso che il mercatino è una buona opportunità per aiutare i bambini che hanno più bisogno di noi. E voi cosa avete portato? Io ho portato dei fumetti, delle costruzioni in ceramica e colonnine. Insomma, tutta roba un po' utile. Sì. Buongiorno, che cosa ne pensa di questa esperienza? Credo che è stata un'esperienza molto istruttiva e abbiamo fatto tanti soldi per i bambini poveri. Dell'UNICEF lo metteremo tutti quello che abbiamo raccolto per l'UNICEF, per i bambini. E che cosa avete portato? Peluche, colonnine fatte in casa, dei fiori fatti di cannucce e abbiamo portato anche dei fiori vivi.
Belle, bellissime cose. Venite dalla Slovenia, no? Sì, dalla scuola elementare di Oscar Kovacic. Bello, grazie mille. Buongiorno, lei che cosa ne pensa di questo mercatino? È un'iniziativa molto carina perché coinvolgono tutti i bambini, coinvolgono poi i genitori, coinvolgono le insegnanti e quindi ci permette anche di conoscere meglio anche i genitori, i bambini e di socializzare ancora di più. Gli è piaciuta tanto? Sì, perché sono già 10 anni forse, da quando è iniziata noi partecipiamo come scuola. Quindi è una cosa bellissima. Ci piace tanto, dalla mattina siamo dalle 8:30 fino alle 5:30 finché non chiude. Benissimo, grazie. Prego. Buongiorno. Lei cosa ne pensa del mercatino? Io penso che sia proprio una cosa buona. Noi siamo tanti anni che veniamo qua come scuola di Forgaria. E siamo un gruppo di mamme e continuiamo anche a perseverare anche se i ragazzi ormai sono diventati grandi, quindi proprio una cosa buona. Gli è piaciuta? Sì, sì, questa edizione anche mi è piaciuta e attrae proprio, attrae il cuore, ecco questo. Benissimo, grazie mille. Buongiorno, lei che cosa ne pensa dell'iniziativa? Allora, io penso che sia una bellissima iniziativa e a scopo anche umanitario ed è bellissimo perché coinvolge sia i bambini, i ragazzi come voi e insomma che vi aiuta anche a scoprire valori che si stanno un po' perdendo. Come i valori dell'antichità, diciamo. Scusa? Come valori dell'antichità. Sì, come valori d'antichità, esatto. Perché salvare la vita dei bambini è importantissimo, esatto. Salvare la vita è un valore, la vita è un valore importantissimo. Benissimo, grazie. Prego. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Mercatino Internazionale della Bontà alla Città Fiera di Martignacco Udine.